Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di Victor Osimhen. 10 curiosità che non sapevate sul nuovo acquisto del Napoli, 70 milioni per il nuovo attaccante nigeriano. Mi raccomando ragazzi, guardate tutto il video per conoscere appieno la vita e tutte le curiosità su Victor Osimhen. Osimhen nacque il 29 dicembre del 1998 a Lagos in Africa ed è l'ultimo di 6 figli nati appunto dal padre Patrick Osimhen e dalla madre. Il cognome della sua famiglia significa Dio è buono nel dialetto nativo Ishan. Come quasi tutti i calciatori africani, Victor dovette affrontare una difficilissima infanzia in povertà e dovette affrontare tantissime difficoltà. La famiglia decise appunto di trasferirsi a Lagos per trovare fortuna economica, che purtroppo però tardò ad arrivare e forse non arrivò mai. Infatti il giovane Victor aiutava la madre a vendere le bottiglie d'acqua in strada sotto il sole cocente per arrotondare e cercare di arrivare a fine mese. Victor e i suoi fratelli crebbero a Olus Osun, una piccola comunità appunto della città di Lagos che ospita la più grande discarica africana. Il piccolo Vic non aveva soldi neanche per vestirsi e quindi per garantirsi un'istruzione e per frequentare la scuola elementare di Lagos dovette continuare a vendere acqua sotto il sole cocente africano insieme alla madre. Tuttavia la madre morì giovanissima, lasciando uno sconforto ineguagliabile nella famiglia Osimhen, e intanto il padre perse anche il lavoro. Proprio a scuola si innamorò del calcio, cominciò a praticare questo sport insieme ai compagni di classe, affrontando appunto le altre squadre dell'istituto. Il fratello di Vic, Andrew, era veramente forte a giocare a calcio e infatti il piccolo, insieme ai suoi compagni, molto spesso la sera si recavano al campo di calcetto per vederlo giocare. Tuttavia, proprio Andrew dovette abbandonare ben presto gli studi e anche la sua carriera calcistica per dedicarsi solo e esclusivamente al lavoro, per aiutare il padre a mantenere ben 6 figli. Victor e la sua famiglia erano dei grandi fan della squadra professionistica nigeriana Super Eagles, che seguivano molto spesso e con grande piacere. Quindi la passione per il calcio Victor la ebbe sia dalla famiglia ma soprattutto dal fratello, che era veramente bravo e a cui lui si ispirava per diventare un grande calciatore. Andrew, il fratello, vide già da piccolo che le qualità del piccolo Vic erano anche superiori alle sue e per questo decise di abbandonare ogni forma di studio, ogni forma di perdita di tempo, perché tutto quello che lui doveva fare era garantire al giovane Victor di poter allenarsi e di poter vestirsi per giocare a calcio. Le previsioni del fratello non erano per nulla sbagliate, infatti ci volle pochissimo tempo, perché infatti gli scoutisti della squadra Ultimate Strikers Academy di Lagos decisero di far entrare nelle proprie giovanili il piccolo Victor. Cominciò a giocare quindi in questa squadra e incantava tutti con la sua velocità e con i suoi gol. Nel 2014, a soli 16 anni, venne convocato nella nazionale Under 17 nigeriana per i mondiali che si disputeranno in Cile l'anno successivo. Al debutto con la nazionale nigeriana, Victor segnò ben 2 gol e trascinò appunto la sua nazionale a vincere il trofeo di campione del mondo Under 17. Il giovane Victor fu devastante in questa competizione. Si pensa fosse il giovane più forte della competizione e infatti in pochissimo tempo riuscì a portare la Nigeria in finale e a vincere quella finale, facendo diventare la Nigeria per la prima volta campione del mondo Under 17. Dopo la Coppa del Mondo tutti i grandi club avevano gli occhi puntati sul giovane Victor: Tottenham, Arsenal, Manchester City, ma lui li rifiutò tutte. Aveva bisogno di soldi il giovane Victor per ripagare tutti gli sforzi fatti dal fratello e dal padre. Per questo scelse il Wolfsburg, che offrì un contratto più ricco. Lo acquistarono per 3,5 milioni di euro. Di lì a poco riceverà l'onorificenza di miglior calciatore del mondiale appena disputato, diventando così il più giovane nigeriano a vincere un trofeo individuale.
Il suo primo anno in Germania tuttavia non fu fortunato, infatti riuscì a giocare soltanto 10 minuti nella partita finale della competizione il 27 maggio del 2017, pareggiata contro il Borussia Mönchengladbach per 1-1. I guai però erano dietro l'angolo, infatti durante la tournée estiva 2017-2018 si infortunò prima al menisco e poi alla spalla, con una prognosi veramente devastante. Stagione finita. L'incubo tuttavia non era ancora finito. Il giovane Victor si ammalò di una particolare forma di malaria, che non gli permetterà di essere convocato ai mondiali del 2018. L'infortunio e la malattia gli rovinarono in parte la carriera, perché infatti il Wolfsburg decise di non puntare più su di lui, rescindendogli il contratto. Rimasto senza squadra, tornò ad allenarsi a inizio luglio del 2018 con il club Brugge, che inizialmente era intenzionato ad acquistarlo. Tuttavia la malattia si ripresentò, spingendo il club belga a rifiutarlo. Il 22 agosto del 2018 però finalmente gli dei del calcio volsero la loro attenzione verso il giovane Victor, che di sfortuna ne aveva avuta anche troppa. In quel giorno infatti la squadra belga del Charleroi decise di prenderlo in prestito per un anno. Debuttò in nuova maglia il 1 settembre del 2018, giocando però solo 20 minuti nella partita contro il Moskron. Però bastò pochissimo per tornare al gol. Infatti alla sua seconda partita da titolare, il 22 settembre del 2018, finalmente realizzò la sua prima rete stagionale contro il Waasland Beveren. Con la squadra belga giocò ben 36 partite, segnando 20 gol. Quell'anno tuttavia era quello giusto per cambiare squadra. Infatti il giovane Victor decise di accettare l'offerta del Lille, che lo acquistò per 12 milioni di euro. L'inizio con Lille fu devastante, ragazzi. Infatti riuscì a segnare un'incredibile doppietta all'esordio nella partita contro il Nantes dell'11 agosto del 2019. Con la squadra francese totalizzerà 18 gol e 6 assist in ben 38 partite ufficiali. Oggi possiamo dire che Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Acquistato per 70 milioni di euro, il nigeriano classe 98 ha molta fame. È un leone, sa cosa vuol dire essere in difficoltà, sa cosa vuol dire rimboccarsi le maniche e lavorare duro. Io credo, ragazzi, che veramente farà benissimo e gli auguro veramente il meglio, perché ha avuto veramente un'infanzia difficile e tanta, troppa sfortuna. Soprattutto molto difficile perdere la madre quando lui ancora era un bambino. Quindi ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete il video, ditemi se avete azzeccato tutte le curiosità, se sapevate tutto, andatele a numerare, che
azzeccherà ovviamente la numerazione verrà salutato in un prossimo video. Io adesso ragazzi vi saluto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi troverete come Tarcottino Basso YouTuber, seguitemi anche su tutti gli altri social come Facebook, Telegram e la piattaforma Viola. Adesso è veramente tutto, se volete essere sempre aggiornati attivate la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Adesso è veramente tutto, ciao da Zeta Claude.